Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Personalmente considero la luce una delle immagini più belle che troviamo nella Bibbia. È stata creata il primo giorno. La terra era informe, vuota, e senza luce non c'era la vita. Ma ciò che mi affascina di più di questa immagine è il fatto che in un ambiente buio basta la fiamma di una piccola candela. Il buio è spazzato via. Sai subito dove ti trovi, ti puoi orientare, puoi decidere cosa fare. Ma se vivi senza luce, non sai dove sei e non sai dove vai. Vi siete mai trovati completamente al buio in un luogo sconosciuto? Conoscete la sensazione di non sapere dove andare, avendo provato la paura di colpire qualche ostacolo, temendo che possa accadere qualcosa di brutto? A chi piace vivere al buio, nelle tenebre? Penso a nessuno, a me no certo. Però c'è anche da dire che ci si può abituare un po' a vivere nelle tenebre, perché alla fin fine, anche nel buio, qualcosa si riesce sempre a vedere una volta che gli occhi si sono abituati all'oscurità. Qui Gesù certamente non parla di tenebre reali. Intorno a noi c'è buio, un buio non fisico ma morale. Egoismo, violenza, cattiveria, prepotenza, desiderio di arricchirsi, anche con imbrogli. Oppure il buio è dato dalle nostre paure, ansie, dalle nostre convinzioni, dal nostro modo di vedere le cose e le persone, tutte cose che ci avvolgono e ci impediscono di godere della vera luce. Ma ecco la bella notizia: Gesù è venuto a portare la sua luce che spazza via le nostre tenebre e per mostrarci una via che conduce fuori dall'oscurità. A noi viene chiesto solo di fidarci di Lui, di credere in Lui, per incamminarci in quel cammino che ci porterà là dove non ci saranno più pianto, cordoglio, malattie, violenze, solitudine. Ma Gesù ha anche detto: voi siete la luce del mondo. E allora domandiamoci: abbiamo conosciuto Gesù? Se abbiamo conosciuto la sua luce e ne siamo stati illuminati, dobbiamo far risplendere la sua luce, cioè diffondere il suo amore, la sua verità. Come? Attraverso una vita onesta, corretta, buona, coerente, generosa, disponibile verso gli altri, amando come Gesù ha amato. Cara amica o amico, oggi in quale situazione sei? Vivi nella luce o sei ancora nelle tenebre? Oggi hai l'opportunità per cancellare tutto ciò che mette oscurità nella tua vita, nel tuo cuore. Tutto questo è possibile se all'inizio di questa giornata affidi ogni cosa a Gesù e gli permetti di agire nella tua vita, perché ricorda, chi crede in Lui passa dalle tenebre alla luce, dal dolore alla gioia, dalla morte alla vita. Buona giornata.